È il momento invece di andare a parlare con degli amici di Radio Radio, e questi amici hanno un nome ben preciso, anzi un cognome: Orsolini. Ne parliamo con Tristano Ortolani della nostra rubrica dedicata proprio a questa grande azienda. Allora, buongiorno Tristano. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Questa è la consueta rubrica Home Design by Orsolini. Allora, Orsolini è una splendida realtà, ma soprattutto c'è un'altra splendida realtà che è Eban Arredo Bagno Italiano, made in Italy completamente. Allora, che cosa rappresenta Eban nel panorama dell'arredo bagno? Ah, Eban nel panorama dell'arredo bagno rappresenta intanto un'azienda storica, perché nasce come falegnameria aperta da mio padre nel 1970, e nel bagno in modo particolare un'azienda che si è sempre contraddistinta per l'utilizzo appunto del legno massello, che rappresenta la prerogativa e la differenza che la fa unica rispetto alla maggior parte di tutti gli altri produttori. Allora, quindi diciamo si fa un discorso di artigianalità, di materiali naturali, di ricerca della qualità, quindi sono tutti gli elementi che, se messi insieme, dovrebbero rendere il prodotto assolutamente speciale. Ma direi proprio di sì, perché gli elementi, appunto, come dici, che contribuiscono a rendere speciali i nostri mobili, mi sento appunto di citare il cuore artigiano, perché ogni nostra realizzazione racchiude in sé il valore di un mobile creato da un maestro che lavora manualmente l'essenza, il legno, quindi il prodotto realizzato a mano con amore secondo la tradizione viene fuori una creazione unica, perché è il frutto di un lungo processo produttivo che coniuga anche la ricerca della lavorazione manuale oltre all'elevato know-how tecnico che oggi non può assolutamente mancare. Un altro elemento che ritengo fondamentale è l'utilizzo, come dicevo poc'anzi, del legno massello, che è da sempre un materiale naturale per eccellenza e che viene messo al servizio dell'arredo, dall'estetica e delle funzionalità del bagno. Che il legno, come sappiamo, con le sue striature, i nodi, i pori che diventano come delle decorazioni spontanee, e con la sua fibra solida che lo rende un protagonista senza tempo. Allora, un ultimo elemento. Sì, no, prego. No, volevo poi chiederti una cosa, ma aspetto che tu finisca di omaggiare almeno l'utilizzo del legno massello. Esatto, infatti volevo citare come ultimo, anche se importantissimo, elemento della Eban che da sempre perseguiamo, è la continua ricerca di una elevata qualità del prodotto, che oltre dato dal processo di produzione è a mio avviso dato appunto dall'unicità dell'essenza del legno, insomma. E diamo nello specifico, per esempio, se dovessi io scegliere un mobile Eban, che cosa mi consiglieresti, quale mi consiglieresti? Detta a me una domanda un po' difficile alla quale rispondere, perché ovviamente producendoli per me sono tutti bellissimi, e quindi direi che la scelta del mobile a mio avviso è anche un po' il riflesso della personalità e dell'esigenza. Esatto, di noi che andiamo a scegliere il prodotto, anche se onestamente, dovendo rispondere alla domanda, mi sentirei di consigliarti tranquillamente lo della nuovissima serie Stefania e Gloria Modular, in quanto essendo dei prodotti modulari si riescono ad adattare benissimo alle esigenze degli spazi o dei gusti dei nostri clienti, dei clienti appunto dell'Orsolini, perché la collezione permette un'ampia libertà compositiva giocando con elementi e spazi per trovare l'ideale equilibrio tra ciò che è bello e ciò che è pratico. Si possono scegliere in questa serie oltre 20 finiture e colori nella tipica lavorazione a poro aperto, mentre per quanto riguarda il piano lavabo, tra le varie alternative abbiamo pietra tecnica, quarzo, ebantec e varie declinazioni di marmo naturale. Quindi possiamo sintetizzare che con lo Stefania e Gloria Modular si ha la massima libertà compositiva per ottenere il mobile tagliato su misura per i gusti e le esigenze della nostra clientela. Ecco, mettiamo che tra le mie esigenze ci sia quella di fare i conti con uno spazio non particolarmente grande, anzi tutt'altro, uno spazio piccolo. Come riesco a scegliere Eban se invece poi ho uno spazio un po' ristretto?
Per queste esigenze che oggi sono comuni, diciamo, la EBA nella sua produzione propone anche una serie di soluzioni per dare ambienti piccoli, dove c'è appunto l'esigenza di ottimizzare gli spazi che abbiamo a disposizione. In questi casi ovviamente il mobile deve essere ben studiato in base alla sua funzionalità, prendendo in considerazione gli incombri e tutti gli oggetti presenti all'interno della stanza, e lo stile deve per forza di cose essere minimal, la profondità del mobile ridotta e i materiali e i colori chiari e luminosi. Per questa serie a me viene in mente la collezione Gioia e Letizia, che con il suo approccio minimal chic, diciamo così, propone composizioni dalle dimensioni ridotte e lineari, senza rinunciare però allo stile. La collezione, infatti, oltre al tradizionale lavabo in ceramica, dà la possibilità ai nostri clienti di abbinare lavabi d'appoggio piuttosto che piani in cristallo, che donano sicuramente un tocco di raffinatezza alle composizioni più semplici, diciamo. Ecco, sono tutti i nomi di donna: Stefania, Gloria, Gioia, Letizia, proprio un omaggio alle donne, perché alla fine sì, è vero che gli uomini utilizzano il bagno tanto quanto le donne, ma poi forse sono le donne le padrone vere del bagno, vero? E secondo me sì, sia nell'ambiente domestico e mi permetto di dire anche nella fase della scelta. Penso che chi determina alla fine la scelta del bagno è molto spesso la donna, e penso anche alla fine che sia giusto così. Allora, se volete vedere dal vivo e toccare con mano le splendide creazioni di Eban, le trovate negli showroom Orsolini di Roma, in via Aurelia 1007, via Nomentana 1070 e Circonvallazione Orientale 4692, nella zona Gregna di Sant'Andrea. Ma ci sono anche gli altri showroom Orsolini a Rieti, a Viterbo, a Tarquinia e Frosinone. Per scoprire il punto vendita più vicino vi basta andare su orsolini.it. Gli showroom Orsolini sono sempre aperti anche la domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, quindi andateli a trovare perché presentano tantissime cose da farvi vedere per arredare la casa dei vostri sogni. Grazie Tristano, grazie mille. Tristano Ortolani, grazie, proprietario di Eban, grazie, grazie e buona giornata.